fiamme, eh? Ecco, vanno da Margherita e parlano. E quindi che cos'è il messaggero? In greco angelos. Bisognerebbe smettere di chiamare gli angeli angeli, ma chiamarli come messaggeri. C'è un pezzo interessante in cui un saggio dice a Kunti: tu, ti dico un mantra e se vuoi ti apparo un deva. Lei era una principessa, usa il mantra e ti appare il deva. Allora lei, il deva gli fa: adesso ti faccio un regalo, ti faccio fare un figlio con me. E lui e dice: no, ma se fai un figlio con me poi io sono vergine. E lui dice: con me non perdi la verginità. Allora vai a vedere chi ha dato l'annuncio alla Madonna che avrebbe avuto un figlio, no? Chi gliel'ha detto? Tu no, un messaggero. Quindi c'erano quelli che discutevano fra Madonna e vergine. Quindi, secondo, qui se uno è figlio di un deva e di una terrestre, così, hanno fatto degli esperimenti ultimamente che l'ovulo irradiato va avanti, cioè anche senza lo spermatozoo, quindi l'ovulo irradiato produce figli anche senza l'intervento del spermatozoo, è a livello sperimentale, no? Però ti dimostra che un corpo energetico che avvolge un corpo fisico lo può fecondare e quello ha un figlio che è un po' particolare, no? Io quando ero bambino, non ti ricordare anche voi, tu scendi dalle quali stelle? Poi cioè proprio, ma di quale stelle, no? Allora, non potendo dire tutto, io qua ho fatto dei libri, se li volete, se no ve li spedisco, insomma. Il punto è, abbiamo sentito parlare del paradiso, no? Ma paradiso viene dal sanscrito, paradesh, vuol dire luoghi superiori. Quindi uno quando è in paradiso. E anche l'altro giorno sul giornale ho letto gente che scrive articoli seri che parlando di uno che era morto ha detto è lassù e da lassù ci guarda. Ma lassù no. Sono quelli che dicono la nonna è andata lassù, se ci guarda, cioè c'è il potere di andare lassù. Paradesh, diciamo Bangladesh, perché il sasso desh vuol dire luogo, quindi luoghi superiori, Paradesh, Paradesh. Ma allora secondo i Veda cosa stiamo facendo qua? Interessante la spiegazione. Cioè esiste quello che possiamo chiamare un universo madre, che è come una grande entità vivente chiamata grande Vishnu. Ora, in latino, forza, forza si chiama vis, da cui il maschile vir, da cui virus, è un germe forte, il virus, o virile è un uomo forte, no? Quindi la grande forza, infatti lui, Lucas, come lo chiama? Spiegato un po' il senso, cosa dice? Quando gli Asura fanno casino, c'è una perturbazione nella forza. Allora lo Jedi, che sarebbe il cavaliere, è interessante, il cavaliere senza macchia e senza peccato, in realtà non è un guerriero, è uno che non avendo macchie, interessante la parola macchia, e non avendo errori, con la sua volontà può cambiare le cose. Infatti lì c'è anche il Yoda, mica fa il guru, no? Il piccoletto. Ha ripreso i temi classici. E allora cosa vediamo? Che in realtà tutte le religioni propongono di tornare o andare dove? Lassù. Poi però se io ho parlato recentemente anche con dei preti, mi capita quando li incontro, mi faccio una domanda: Dio mi presente? E loro dicono di sé. E allora? Cioè se Dio mi presente, perché andare lassù? No, ma io l'onnipresenza di Dio l'ho usata per scardinare l'inferno. In realtà l'inferno, che una volta era inferi, è quando la coscienza rimane intrappolata nei chakra inferiori e rimane nel rosso, che è il colore dell'agitazione. Se andate a vedere, l'angelo è blu, perché dal quinto chakra in su è blu. Ah, blu, blu. Sembra blu.
il futuro è roseo, perché questo, il rosa indaco è il colore del sesto chakra, quindi quando uno ha la mente aperta il futuro è roseo. Il bravo Giorgio Cerpelli, prima di lavorare, mi dice, fa la parte in onda, nome, cognome, indirizzo, quindi noi adesso siamo nella fase di passaggio che dura un certo numero di anni, che siamo nella mezza stagione, cioè le anime più evolute sono in Dvapara Yuga, quelle più arretrate sono ancora in Kali Yuga, ma siccome la rete di comunicazione è forte, non è più possibile separare. In Roma... Il concetto dell'antica Roma era divide et impera. Se vuoi imperare, se vuoi comandare, devi dividere le persone. Ed è una strategia fatta bene. Il tempo esiste in due dimensioni. Il tempo diviso, che riguarda i sei chakra. Quando tu sei posizionato al settimo chakra, il famoso settimo chakra, settimo cielo, Yogananda dice... Quando l'anima è nel settimo chakra è onnipresente e quindi consapevole dell'eternità. Cioè, è come se io e te ci mettiamo a fare foto. Immaginiamo di avere ognuno un palazzo di sette piani e facciamo una mostra fotografica. Poi andiamo a vedere ognuno che orizzonte ha fotografato. Dipende anche che piano abiti. Però se non ti dicono che puoi arrivare al settimo... Allora, il tempo legato... Sì, no, il tempo riguarda, è quello che c'è questo universo madre, chiamato in sanscrito Vaikuntha, tradotto letteralmente, Vaikuntha vuol dire senza ansietà, ed è come una grande forza, chiamata grande Vishnu. Ci sono tre Vishnu, c'è cioè il Mahavishnu, il grande Vishnu, e dal corpo di Mahavishnu escono come dai pori, questa è la descrizione, ma è anche descrizione per gente che non era molto erudita, però è interessante, con un grande corpo, no? Vivente, escono dai pori come delle bolle che si espandono. L'altro giorno su Corriere c'è scritto che alcuni scienziati americani sostengono la teoria delle bolle cosmiche. E questo scienziato, che non è esoterico per niente, diceva che le bolle cosmiche contengono le galassie e noi, essendo alla periferia della galassia, siamo a contatto di due bolle cosmiche, per quello che qui ci sono gli alti e bassi. Ma questo non è esoterico, questi stanno studiando veramente le bolle cosmiche. Ma perché? Perché loro vanno a leggere questi libri e poi dopo dicono, vediamo se c'è qualcosa qua, no? Che potrebbe essere vero. Allora, vi dico la spiegazione dei Veda, è questa. Allora, tutti vivono felicemente nell'universo spirituale chiamato Vaikuntha, che vuol dire senza ansietà. È interessante come i Veda, per descrivere una cosa, descrivono ciò che quella cosa non è. Ad esempio, Atma, viene dal sanscrito, vuol dire Atama, che vuol dire non buio. E poi nella costruzione Atama diventa Atma. Quindi non dice tu sei luce, tu sei non buio. Gandhi non diceva pace, diceva non violenza. No? Come noi diciamo analcolico, cioè l'alfa privativo greco, l'A davanti vuol dire non. No? Quindi loro dicono qual è la caratteristica del mondo, dell'universo spirituale? Senza ansietà. Senza ansietà. Però lì ci sono alcune emozioni, adesso arrivo a Zanella, che noi non possiamo provare. Nell'universo spirituale, chiamiamolo per comodità, universo spirituale, vedo, lo chiamano Vaikuntha, non puoi sentire l'emozione del finito. Quindi devi entrare, devi uscire, prendere qualcosa che finisce. Indossare e per fare l'esperienza, no? È un po' come nella realtà virtuale, è un po' come il film Avatar, no? Non a caso questi qui vedono le cose per fare il film, però un sacco di soldi, dove uno entra in un altro corpo addirittura, no? E dopo un po' si affeziona più a quello lì che non a quello di partenza. Poi è chiaro che loro devono fare alla Hollywood, però sono piccole cosette che passano. Allora, qual è la storia? Che un'anima esce dal mondo spirituale.
con l'idea di creare, e viene chiamata brama. In italiano anche la parola bramare vuol dire desiderare. Quindi prende la posizione che vuole creare. Però quando entra in questa bolla, tutta l'energia è fluida, come dire, buia e ferma. C'è un'energia fluida che è paragonabile a un oceano di acqua ferma, le acque, come fosse acqua, no? Però leggermente oscillante. Lì lui si sente solo, spiegato, questo essere creatore, no? Brahma. Vishnu, cioè gli arriva un messaggio che era ancora in contatto con l'universo, un Vishnu, cioè gli abitanti del mondo spirituale si chiamano Vishnu, e sono tutti uguali, perché avendo lo stesso livello di coscienza sono uguali, tutti uguali. Infatti c'è la storia di uno yogi che va al mondo spirituale e lui fa, sei Vishnu, quello fa. Ma non quello che ci dice, perché sono tutti uguali, perché quando uno ha raggiunto un livello di coscienza è uguale, gli dice tapas. Ecco, in molti testi troverete che la parola tapas è stata tradotta come austerità ed è sbagliato. In sanscrito tapas vuol dire quello che vuol dire in italiano, calore e tepore. Topazio viene da tapas, tepore. Dice, tu sei calore, fuoco, luce. Allora lui si ricorda di essere luce, ecco che allora assomiglia, no? Dio si sente solo, c'è cioè il creatore, la luce fu, cioè, ah, sono luce. Allora comincia a vibrare, una specie di non tanto big bang, ma big vibration, comincia a vibrare e man mano che pensa una cosa diventa, quindi muove l'energia come il Lego. E comincia a creare i pianeti, comincia a creare tutto, crea. Poi qual è il rischio però? Che uno entrando in una dimensione in cui pensa di provare il senso del finito, rischia di perdere la memoria. Allora di tanto in tanto, adesso io faccio un riassuntino, no? Qualcuno consapevolmente scende in una di queste bolle cosmiche e la discesa si chiama Avatar. Scende e dice, cosa state facendo qua? Quindi qual è l'unica forma di disturbo che la coscienza può provare? L'amnesia, la perdita della memoria. Quindi noi veniamo qui per quattro motivi. Il primo è per vedere che effetto fa il finito, essendo noi infinito. Secondo effetto, che effetto fa recitare? È quello che gli attori vanno sempre. Che effetto fa pensare una cosa e dire un'altra? Tutti volevano essere attori. L'America è il posto migliore, perché in America hanno capito che i più grandi attori sono i politici. Allora molti attori sono messi a fare i politici, perché se vuoi un film americano, tipo Independence Day, quello che fa il presidente lo fa così bene che anche dopo il film deve fare il presidente degli Stati Uniti. Lo fa quasi meglio lui che quello. Infatti poi vedi che Clinton da bambino vuole fare l'attore, no? Vuole fare l'attore, poi va a finire che fa il presidente, no? E poi diventa, imita gli attori, dice, avete visto che... Quindi il desiderio della finzione. L'Italia ancora un po' c'è di moralismo, no? Per cui se tu vai a vedere tutti i programmi televisivi non hai il coraggio di tradurre la parola fiction. Perché tradotta è finzione, allora di una fa lavoro nella finzione. No, è Nella fiction. sto facendo una fiction. Perché dire sto facendo una finzione, cioè, il nostro spirito cristiano, ma come sta facendo una finzione? La fiction, invece la fiction. Come se noi non usiamo la parola play. Play, sì, noi diciamo gioco. Però nella lingua anglosassone, che sono meno ipocrite, il player è uno che fa un film, uno che suona, play, gioca, gioca. Se, no, non è suonatore, è giocatore. Anche play. Se c'è in that movie, play the part, ha giocato la parte di quello. Quindi è il secondo motivo. Provare il senso del finito, il gusto della finzione, perché c'è un certo gusto a fare la finzione. No? Cioè, proviamo ad analizzare la gente che va al cinema, sa che è un film, però si emoziona lo stesso.
Anzi, si emoziona così tanto che uscendo dal film dicono che bravo che è stato Richard Gere. Cioè, no, oh, che bravo Brad Pitt. Ma sai che la Giulia è brava, ma commossa. Cioè, anche se sanno che quello lì è un attore, dicono, bravo, eh. Quindi che cosa non c'è nel mondo spirituale? Non c'è la finzione. Non fai a tempo a pensare una cosa che la sanno tutti. Lo sanno tutti che voi due, appunto. No, nel mondo spirituale, no, vedi, no, è un amico, cioè, non c'è la finzione. La terza cosa che noi non possiamo provare nel mondo spirituale è la separazione, chiamata anche privacy. Non c'è privacy nel mondo spirituale. Tutti sanno tutto di tutti. Allora non ci va. Poi la quarta cosa, non c'è crescita. Non c'è crescita. Quindi, la moglie c'è appena stata, no? Non c'è crescita perché non c'è né inizio né fine. Quindi chi vuol provare il senso del finito, il gusto della finzione, il brivido della separazione, perché la separazione è un brivido. La privacy è un brivido, siamo soli. No? E chi vuol provare la tenerezza della crescita? Perché che cosa prevede la crescita? Che devi dipendere completamente dagli altri. Perché tutti se vedono un gattino si emozionano, no, se vedono un bambino, se... perché gli ricorda uno dei motivi, per questo motivo qui, per dipendere dagli altri, dipendi completamente dagli altri. Cioè, voglio dire, siccome noi siamo eternamente Atma Rama, Atra in sanscrito vuol dire forza divina, Rama. Rama vuol dire mia, Ma vuol dire mia, la mia forza divina. Quindi, la forza divina a cui uno rinuncia, quindi siamo Atmarama, siamo anime, non buio, quindi di luce autosufficienti. Allora io voglio vedere che effetto fa dipendere da una che t'allacca, da quello che ti pulisce, la crescita, no? Cioè, mettiamo i primi 5-6 anni la crescita. Perché non, non... infatti ci sono alcuni pianeti dove non c'è quel, c'è solo la... che uno appare già fatto, no? Man mano che c'è la degradazione, queste emozioni diventano sempre più intense, cioè man mano che ti allontani dall'universo madre, le emozioni sono sempre più intense, man mano che ti avvicini sono sempre più rarefatte. Poi se entri nell'universo madre, allora perché loro dicono che sono a Treviso? Dicono che ce n'è uno nell'atomo. Attenzione che la parola atomo viene dal greco, vuol dire ciò che non è divisibile. Atomo. Atomo vuol dire divisibile. Una volta i volumi erano chiamati tomi perché erano divisibili. Invece atomo è indivisibile, invece è divisibile. Però dentro non si capisce se sta benedetta essenza è particella o onda. È tutte e due. È un'onda che si manifesta come particella. Quell'onda è chiamata il piccolo Vishnu, che se vogliamo tradurlo è la piccola forza. Qui c'è la piccola forza dentro. Poi c'è Garbo d'Akashaya Vishnu, cioè ogni ammasso stellare è retto da una forza. E poi c'è il grande Mahavishnu, che è tutto l'universo spirituale, di cui noi siamo delle bolle qua e là, delle bolle. Allora, chi è che visita secondo questi libri, anche questo libro che adesso non è più in commercio, che ho fatto uscire anni fa, l'ha scritto un mio amico che viveva tra l'India e l'America, Richard Thompson, che adesso se n'è andato. Era un extraterrestre, uno geniale, così. Ha scritto La civiltà degli alieni, paragonando gli avvistamenti degli UFO e i racconti a quello che c'era già in gli antichi testi Veda. Vi dico come comincia Kali Yuga secondo il Bhagavata Purana. Comincia così. Kali
approfittando dell'inizio di Kali Yuga, allora Kala è interessante, Kala vuol dire diverse cose, vuol dire sia tempo, da qui calendario, vuol dire sia bello, greco kalos, e vuol dire anche nero. Perché noi pensiamo che il nero è negativo, invece Krishna è nero. Perché spesso, cioè, l'idea che l'energia può essere nera, non è, noi abbiamo qua la paranoia del nero, invece vuol dire anche quello. Allora, questi esseri vengono su questo pianeta e cominciano a mutilare le mucche. Allora, la federazione dei regni che erano in India incarica Maharaj Parikshit di affrontare il capo, che lo chiamavano il nero, Kala, e gli dice: voi qui non potete starne. E lui dice: perché non possiamo starne? L'universo è di tutti, no? Cioè, gli Asura usano un concetto democratico. L'universo è di tutti, no? Cioè, sei proprietario. Allora lì fanno un accordo. E dice: allora voi potete stare solo dove c'è violenza sessuale. La violenza sessuale si divide in due: o assalto sessuale fisico o repressione sessuale. Sono tutte e due violenze sessuali. O reprimere la sessualità di uno, o usare uno sessualmente per violenza sessuale. Dove vengono torturati e massacrati gli animali, quindi macellai, mattatoi, cioè, dove si usano droghe che fanno perdere la consapevolezza, quindi alcol e company, e dove c'è il gioco d'azzardo, perché il gioco d'azzardo è contro l'autostima, cioè speriamo di vincere, no? Infatti qui la guerra inizia che a una partita a dadi truccata, no? Cioè, che perde tutto, Yudhishthira, quello lo sfida a dadi, il broglio gli porta lì il regno, gli porta lì tutto. È l'inizio di Kali Yuga, perché prima non avrebbe giocato, no? Allora, in India, da migliaia di anni, ci sono dei maestri spirituali. Questi maestri spirituali parlano dei Deva, parlano di altri pianeti, parlano di altre dimensioni. Tra parentesi, adesso persino la Specola Vaticana ha accettato recentemente che gli altri pianeti sono abitati, perché lo diceva Padre Pio, siccome Wojtyla era un appassionato di Padre Pio, la nuova linea accetta che anche gli altri pianeti, se no dice che la creazione di Dio è sprecata, perché fare miliardi di galassie solo per un pianeta periferico abitato da quattro pirla, che no? Anzi, interessante cosa dice Padre Pio. Padre Pio diceva che gli altri pianeti sono abitati da esseri che sono ancora nello stato di grazia e che quindi non sono caduti come è caduta l'umanità dall'Eden. E Gesù viene qui, interessante la sua domanda, viene qui a salvare la pecora e la smarrita. Cioè tutte le civiltà con un grande gregge, la pecora e la smarrita, l'umanità, ora Gesù si incarna. La sua spiegazione, però interessante che assolutamente il Vaticano accetta questo. Allora, tutti i maestri spirituali in India accettano l'esistenza dei Deva, tu, cioè, no, non c'è un maestro spirituale che non l'accetti. Io ho cominciato, perché avevo ricordi sin da bambino di vite passate in India, ad andare in India, volevo andare da bambino, però mia madre diceva no, devi andare a scuola a Milano. Però ho finito il liceo, ho fatto un accordo con mia madre e l'accordo era che io tornavo d'estate dagli esami all'università, avrei preso una laurea perché negli anni 70, cioè nel 68, tra il 68 e il 75, forse ancora oggi, non lo so, ma allora il regalo più grande che un figlio poteva fare una laurea. Quindi io tornavo d'estate, però vivevo in India d'inverno. E ho detto, torno a vivere in India, vengo a trovare le figure. Quindi sono 44 anni che vado in India. Nel 1968 era successo un fenomeno particolare all'Università di Harvard, che è considerata la migliore del mondo. La CIA aveva scoperto che uno scienziato tedesco, svizzero tedesco, Hoffman, aveva sintetizzato una droga, chiamata droga, un acido lisergico chiamato LSD, che toglieva l'aggressività. Allora la CIA voleva vedere se poteva essere usata come arma da introdurre, non so, nelle tubature del nemico, cioè sai, studi perché c'era la guerra fredda, no? Anni 60. Incarica tre psichiatri, Richard Alpert, Timothy Leary e Messner,
tra i psichiatri, autori di testi, di libri di psichiatria, di studiare l'LSD sui serial killer, su stupratori, così. Questi dopo 3-4 anni di studi vedono che il serial killer, non so, comincia che voleva la gabbietta per i canarini, quello si mette a fare il giardinaggio, cioè vedono dei fenomeni piuttosto notevoli, e un giorno decidono di prenderlo loro. Dopo averlo preso, ordinano alla Sandoz, perché la produzione la faceva la Sandoz, che è una casa farmaceutica di Svizzera, 2,5 milioni di dosi, e cominciano a distribuire agli studenti. E lì nasce il flower power, quindi tu andi all'università e c'è il professore che ti dà l'LSD, no? Cioè Harvard era diventato il covo dei figli dei fiori, tutti che si amavano, andavano a lezione scalzi, abbracciati, cantavano, ballavano. A un certo punto questi tre psichiatri vengono espulsi dall'università. Ecco, ma cosa avete fatto? Avevano fatto l'associazione For Internal Freedom, per la libertà interiore. Uno, Timothy Leary, viene messo in galera. Richard Alpert invece parte con una bottiglietta di LSD e va in India. In India incontro un mio amico americano che era lì da 8 anni, Bhagavan Das, che è già un nome americano, lì da 8 anni, conoscevo benissimo, ho conosciuto anche Richard Alpert, no? E dice: guarda, ho girato in India 3 mesi, ho dato questo LSD a diversi lama, guru, swami, però nessuno mi ha proprio, come dire, entusiasmato. Lui dice: ma ti porto io dal mio guru che vive sopra Rishi, che è della Durga. Andiamo, andiamo. Allora, questo aveva preso in affitto con Harish Johari, che è uno che ha scritto dei libri tradotti anche in italiano. Partono loro tre, vanno da questo qua. Questo era chiamato Blanket Guru, perché poi gli indiani usano anche i soprannomi. Siccome lì c'era un po' freschino, c'era sempre la coperta, chiamavano il guru della coperta, Blanket Guru. Aveva un nome, Ninkaroli Baba. Appena arriva lì, gli dice, scendono dalla jeep, lui gli fa, dammi la medicina. Gli dà una dose abbastanza. Dopo 2 ore erano assoluti il lido in questo piccolo asciamino, Ninkaroli Baba, anche a dei discepoli. Così dopo 2 ore gli fa, give me more, in inglese, dammene ancora. Quello gli dà una dose, e quello dice niente. Poi, siccome è arrivata la sera, io mi ricordo tra il 68 e il 1968 e il 1980, in tutti gli ashram dell'India, quando chiedevi dove era il bagno, fuori. Cicelli faceva 4 giri e non lo trovava, ma il bagno era fuori, cioè tutto ciò che era fuori dall'ashram era tutto bagno. Ci facciamo tipo, vai, fuori, guardi. Quindi allora lui, ciao, sai, proprio la scena, lui la racconta, che lui esce, abbiamo dato un po' da mangiare, gli abbiamo dato un materasso da 2 centimetri di materasso, ma dormire su una storia, insomma, una vitaccia, questo c'aveva una villa, era uno che aveva persino un aereo privato, cioè uno molto ricco, dice l'altro. Lui fa 200-300 metri, vede la luna, c'è la luna piena, si mette a fare pipì, pensa a sua madre, così, e poi va a dormire. Il giorno dopo sta per andare via e quello gli dice: ieri sera sei andato a fare la pipì, guardavi la luna, poi fa pensare a tua madre. Tua madre è morta 3 mesi fa, cancro alla mensa, pancia gonfia, vomito, no? Poi, come tutti questi guru che hanno sesso solo di uno, gli ha detto dammi le chiavi. Qui si andrà per piangendo, gli dà le chiavi e Ninkaroli Baba ha detto grazie del regalo. Della macchina, della jeep. Gli dà, dice give me the key, dammi le chiavi, grazie del regalo. Lui è stato lì 5 mesi a scrivere. E poi dice, ma allora cosa devo fare? E gli viene detto, be here now, vivi qui adesso. Stai qui, be here now. Lui sta lì 5 mesi, torna in America, scrive un libro, be here now, che ha venduto 1 milione di copie in America. Qui non è mai arrivato, no? Nel 1974 un ragazzo americano, un certo Steve, legge questo libro e parte per Rishikesh. Io ero a Rishikesh, quando è arrivato con un gruppo di americani. Gli americani li riconoscevi, erano un po' più belli degli altri in quel periodo, erano un po' più alti, un po' più capelli più, cioè proprio
erano proprio figli dei fiori così, e andando da questo maestro gli ha detto devi creare la bicicletta della mente. Questo Steve ascolta, torna in America, non ha soldi, racconta poi lui che andava a mangiare dagli Hare Krishna, perché l'unico pasto gratuito era dagli Hare Krishna, che erano 5-6 km da casa sua. Poi un giorno telefona a un suo compagno di college, perché si era andato da college e era stufo, e co-founder di Steve Jobs, quello che ha lasciato il corpo da poco. Lui racconta però. Sì, Steve Jobs, Pixar, della Pixar, della Apple, c'ha 5-6 aziende. Sappiamo, sto raccontando il 74, no? 74, poi il televisore ha detto Steve Jobs ha usato droghe, è andato in India, buddista, non era buddista. E lui gli ha dato questo input. Poi altri ragazzi hanno letto e hanno creato Google, eBay, quello più piccoletto che sembrava lo sfigato del gruppo, Zuckerberg, è andato al college. Alla fine del college in America ti danno del Facebook, il libro delle facce, cioè praticamente gli americani quando è finito ti danno un libro dove ci sono tutte le foto di quelli del college, dell'annata, e ognuno può mettere se vuole il nome, chi è, perché poi fanno le reunion loro, no? Fanno 3 anni. Allora lui esce, si ricorda il messaggio di Mincaro di Baba, che dice voi giovani americani siete venuti da altri pianeti, voi californiani siete Deva, dovete unire il pianeta. Dovete unire il pianeta. No? Quindi l'ultimo arrivato che mi stanno dicendo tutte queste cose, perché praticamente Facebook è la terza popolazione mondiale. Cioè la prima popolazione mondiale è la Cina, seguita dall'India, terza è Facebook, 750 milioni di abitanti. No? Cioè Facebook ha 750 milioni di abitanti e non finisce qui. No? Per cui guarda l'input, dietro voi siete Deva, siete venuti qui per fare questo, questo e questo. Bhaktivedanta Swami, il fondatore degli Hare Krishna, cioè quello che ha fatto gli Hare Krishna, disse ai Beatles, voi non vi ricordate, ma il motivo per cui avete questa carica che attraete tutti, perché eravate Deva nelle vite precedenti. Infatti, se tu vedi dei filmati, tu pensi che quando loro tornavano dalle tournée, c'è gente che stava 10-15 mila persone all'aeroporto aspettare i 3 giorni prima, e tu vedi come chi crede in queste cose. Tu pensi che uno che ha tenuto tutto nascosto adesso sta venendo allo scoperto, ha fatto l'ultimo disco con Marley Sanzio, Mick Jagger vegetariano, ogni anno va in India, però per motivi di cassetta si dice non l'ha detto, adesso lo sta un po' dicendo, infatti l'ha fatto senza Keith Richards, ha fatto l'ultimo CD con quello che ha fatto la colonna sonora del Millionaire, Raman, un indiano vegetariano, un musicista scritto da Swajayo, perché lui va sempre in India. Un altro che frequenta l'India incognito, Bob Dylan, che erano dati come morti, e questi a 70 anni invece sono ancora... Cioè sono... Paul McCartney a 69 anni è ancora in tour. Ma quello che è stupefacente è Bob Dylan, che ha iniziato un tour 7 anni fa chiamato Never Ending Tour, il tour senza fine, a 70 anni, 71 anni. E queste tutte persone che se vai a parlare con questi, i Deva, però dopo sai, c'è come dire, un altro che parlava dei Deva alla grande, a fare, era David Bowie. Delle bave, Starman, cioè se tu vuoi vedere anche i testi delle canzoni, no? Beh, a lui gli ha fatto fare anche l'uomo che cade sulla terra, ha beccato lui, ha detto questo qui. Se vai a vedere quel film di anche oggi, è piuttosto l'uomo che cade sulla terra, l'ha fatto fare Delle Bave perché sembrava un extraterrestre, non c'è. Quindi oggi che cosa succede? Che molte cose, no? Volevo chiudere con la frase del cardinale Bellarmino. Il cardinale Bellarmino ha risparmiato la vita a Galileo dicendo queste parole.
io credo nelle stesse cose, perché poteva farlo fuori come ha fatto con Giordano Bruno, no? E io credo, dopo ti dico una cosa interessante da dire. Io credo nelle stesse cose in cui credi tu, però la gente non è pronta. Solita persona. Però gli ha risparmiato la vita. Giordano Bruno invece ha avuto la follia di dire ci sono altri. Lui davanti ai vescovi disse ci sono altri pianeti con esseri più intelligenti di voi, ai vescovi, no? Gli hanno detto tagliatevi la lingua, cioè dire ai vescovi che ci sono altri pianeti con esseri più intelligenti di loro. Che Dante Alighieri fosse esoterico, si vede come lui fa i gironi, gli inferi, poi c'è il purgatorio, sarebbe il chakra del cuore, e poi i chakra superiori, e al posto del fiore di loto mette la rosa, perché qui non c'è il fiore di loto, no? Quindi c'è questi petali, cioè praticamente l'idea che dicono i Veda è che l'universo spirituale è come un fiore che sboccia in espansione in una dimensione che non è chilometrica, non la puoi misurare, non la puoi misurare, perché noi abbiamo il senso del finito, per cui diciamo lassù, qua giù, non riusciamo a percepire che uno è qua, che potrebbe essere, però cominciano qualcuno scienziato a accettare l'idea che ci sono molte dimensioni non parallele, perché sapete che le parallele non si incontrano mai, coesistenti. Quindi in questa stanza ci potrebbero essere 400 esseri, amici di Barrella, questo bisogna dire, che non viaggia mai solo, e uno le può percepire la presenza. No, uno può percepire la presenza. Vai dal psicologo, ti mettono dentro. Dì che se amico di Barrella ti buttano fuori. Sì, però, ecco, dicono che sei malato. Allora, volevo chiudere con una battuta, no? Sì, meglio anche di più di un applauso, però... No, perché... Aspetta, voglio dire una cosa proprio dello psicologo, no? Uno che è diventato famosissimo oggi nel mondo è Brian Weiss. Allora, la storia di Brian Weiss, io ci parlai al telefono quando io sono stato quasi 9 anni, mi sono negli Stati Uniti, e voglio dire una cosa proprio che gli ho detto anche prima a Zanella, con il mio vecchio caro amico, dove vecchio sta solo per simpatia, eh? Eh sì, antiquariato, è un reperto archeologico, Zanella ha trovato insieme ai rostri di Riace, no? Allora, allora Brian Weiss, no, in America, insomma, Deepak Chopra, Louis Hay, li conosco tutti, Redfield, conosciuti tutti, li ho anche invitati in Italia, tutti senza parlare tra di loro, interessante, mi dicevano, l'unico paese al mondo dove può venire la nuova era è l'Italia. Sì, perché voi siete depositari della buona cucina, della musica, del buon clima, dell'arte e della cultura. Allora io ho detto, poi c'è Zanella, poi io ho detto, ma allora io ho detto, torno in Italia a informarli. Me l'ho sistemato in California, prima in California. No, lo dico Brian Weiss, come succede? Allora, Brian Weiss è ebreo, interessante, eh? Ebreo praticante, primario, quindi non era l'ultimo perla, del Mount Sinai Hospital di Miami. Allora, calda, che a Miami, l'ospedale degli ebrei, quello che costa di più, dove ti curano meglio. E lui usava la tecnica freudiana della regressione traumatica all'infanzia prima o il trauma. Un giorno una che lui chiama Kyrie, così, cioè, gli regredisce a una vita passata. E lui rimane colpito, no? Però siccome per motivi scientifici registrava tutto, poi risente e va avanti, avanti. Dopo 4-5 volte che questa parlava di un'altra vita, cioè slittava della ipnosi a una vita precedente, smette di parlare a lei e parla uno e dice noi siamo i maestri, Brian, ti teniamo d'occhio da qualche incarnazione. Da molte vite, sì, dai, ma che dice? Voleva dire, oh, questo ha lasciato il posto di primario, è diventato miliardario perché e ha cominciato a scrivere, molti vedo anche, ed è famoso nel mondo ed è uno psichiatra qualificato. Quindi, un altro che io ho invitato in Italia, conosciuto in America,
Raymond Moody, anche lui psichiatra, cioè ogni tanto, è quello che questa legislatura è importante, acchiapparne qualcuno dell'establishment, come dicono, del sistema. Quando lui fa l'esperienza, io ho avuto un'esperienza del coma. Beh, negli Stati Uniti i più grandi sostenitori dell'esperienza di premorte sono i medici che hanno avuto l'esperienza del coma. Hai ragione. Ma ce ne sono 20 energeticamente, ma adesso tu sei malato. Va bene? Allora sì, i malati di oggi sono i sani di domani, cioè nel senso. Però c'è un problema anche. Quindi frequenta noi, stiamo. Allora, al mantra forza Zanella, vai. Cioè, il punto è questo: quello che all'inizio sembra strano, ma all'inizio se tu dicevi che la Terra non era piatta, andava a finire male. Pianeta viene ancora dal piano, eh? Cioè la Terra non è il centro dell'universo, delinquente. Poi la rivoluzione, il Sole è al centro dell'universo. Pensa invece che noi siamo alla periferia della galassia. C'è un episodio che ci dà da pensare, qui, in questi testi. Arriva un Vimana, allora in sanscrito è l'unica, perché noi diciamo astronave, perché è nave degli astri, ma in realtà non può essere una nave. Noi abbiamo preso in prestito il linguaggio marittimo per quello aereo. Io conosco gente dell'Alitalia, quando vado magari che l'incontro, amici che vengono anche a seminari che faccio, dico, ma perché dite imbarcare? Non è una barca. Usano il linguaggio, la rotta, il capitano, imbarcare, hai capito? Cioè usano il linguaggio marittimo, l'astronave, invece il sanscrito, il vimana. Allora io ho un vimana, scendono dei deva e dicono a due ragazze, buona famiglia, che avevano un bel palazzo, figli di un re locale. Vorreste conoscere Brahma? Quelli dicono, lo sapete. Porta da Brahma e praticamente Brahma li tiene lì poco, parlano, gli fa vedere dove vive lui al centro della galassia, nel pianeta Brahma Loka, e poi il Vimana lo riporta qui. Quando ritorna qui, dice, con questi testi sono passati 60.000 anni. Quindi tutta la loro dinastia era scomparsa, questi erano andati per scomparsi, cioè non c'era più niente di quello che era. E loro, i Deva si scusano, ma sì, dovevamo dirvi che c'era una sfasatura del tempo. Però quello che non è spiegato qui, e questo è interessante, che adesso hanno calcolato che per andare da qui, dalla Terra, al centro della galassia ci vogliono circa 30.000 anni luce. Quindi se uno va là, piglia un caffè da Brahma e torna indietro, la lavagna c'è ancora, ecco, volevo chiudere con te. Però se hai una porta dimensionale, devi conoscere la porta dimensionale, però è interessante che qui parla di 60.000 anni, che per loro, ecco, volevo finire con questo che ha detto lui, per loro non erano passati 60.000 anni, loro non convinti che era passata una giornata. Che avevano passato una giornata con Brahma, tornano qua, in questa dimensione, erano passati 60.000 anni. Per cui, se ripassate tra 60.000 anni, Barrera forse c'è, ma la Lavagna sicuro. Ecco, se io ho provato questi libri qua, poi chi li vuole? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama.